Un viaggio tra cultura, cibo e natura grazie a spettacoli, degustazioni, convegni e ospiti illustri. Si tratta di Colline da riscoprire, festival dedicato alle bellezze dell'entroterra marchigiano e alle tradizioni culinarie. Il comune di Ripe San Ginesio, capofila, ha coinvolto gli altri enti nella realizzazione di un cartellone diffuso, vincendo un bando ATIM con fondi regionali con una serie di eventi per mettere in mostra i prodotti tipici dei territori. Abbiamo tante associazioni che sono vitali e quindi gruppo anche di giovani che si impegnano per la comunità, quindi il loro supporto ci permette anche di organizzare delle belle iniziative come questa di oggi e soprattutto iniziative che calamitano, portano anche un bel numero di persone e quindi promuoviamo questi borghi che rischiano di rimanere un po' dimenticati e, come dico, tante volte nascosti dietro l'angolo. Il 30 settembre e il 1 ottobre Ripe San Ginesio ha presentato I Fumicotti, un viaggio alla scoperta dell'antica tradizione del vino cotto, con ospite d'eccezione il giornalista, scrittore e gastronomo Edoardo Raspelli. I Fumicotti nasce una manifestazione che nasce, diciamo, agli inizi degli anni 90, la tradizione contadina, quindi prodotti tipici del territorio, in questo caso il vino cotto. I Fumicotti è una visione un po' poetica del vapore, della caldaia che fuma quando mettono dentro il mosto a bollire. E la caratteristica un po' particolare di questi fumicotti è che uniamo proprio la rievocazione della produzione di questo vino che si trova traccia anche già negli antichi romani, quindi ne parlano degli autori romani, e l'arte contemporanea, perché poi nei giorni della manifestazione stanno degli artisti che preparano delle opere che diventano poi l'etichetta del vino che verrà imbottigliato poi negli anni successivi. Questa opportunità che ci ha dato la Regione Marche mette in rete una serie di comuni per un progetto che porta allo sviluppo e la promozione dei prodotti tipici. Ovviamente nell'Unione Montana dei Monti Azzurri ne abbiamo di qualità e di primizie anche sotto questo aspetto. Non sto a citare lo zafferano, il ciauscolo, la vernaccia, il vino cotto, la mela rosa. Ovviamente questo bando dà l'opportunità di farlo attraverso dei reportage e dei testimonial che sfondano il video, che ci portano un po' fuori dal territorio. Oggi siamo qui a Ripe San Ginesio con Edoardo Raspelli. Si invecchia imparando sempre cose nuove. Allora, io tra Romagna e Marche ci ho passato tantissimi anni da bravo bambino milanese in vacanza. Più di recente ho scoperto con le mie televisioni e con gli eventi che ho fatto Macerata e i suoi dintorni. Però c'è tutto da scoprire, c'è tutto da riscoprire. Allora, se io pochi mesi fa con Francesco Bonaccorso sono andato a Mondavio, ho mangiato, ho dormito e ho raccontato le bellezze e le bontà delle Marche, però ci sono tanti territori ancora davvero da riscoprire. Questo Ripe San Ginesio secondo me è uno di quelli. Arrivare in mezzo a questi boschi di pini marittimi, a queste distese di verdure e a questi stabilimenti, queste cantine che offrono il mosto cotto è veramente una grande scoperta. Dopo Ripe San Ginesio sarà la volta di Gualdo domenica 8 ottobre con Gualdo d'autunno, il viaggio approfondito alla scoperta del formaggio. Nelle fine settimana del 14 e 15 ottobre toccherà al comune di Camporotondo di Fiastrone valorizzare l'olio Coroncina e i suoi produttori. Il 22 ottobre Belforte del Chienti presenterà l'evento Salumi e Vernaccia. Il 28 e il 29 ottobre a Penna San Giovanni si svolgeranno ben due convegni sulle storiche saline. Nella giornata conclusiva, martedì 31 ottobre a Belforte del Chienti, saranno esposte le opere pittoriche e fotografiche e si svolgerà un evento riassuntivo di tutto il festival con Colline in Festa.